A tutti ragazzi, bentornati, benvenuti, ben ritrovati su questo nuovo video di Mina Insight. Oggi ragazzi, video pre-partita per Milan Sassuolo che si giocherà domani alle 3 nel nostro amato San Siro. Ma prima di cominciare ragazzi, gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e quello mio personale. E vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com con aggiornamenti, notizie, foto, video, interviste, tutto ciò che riguarda il mondo del nostro meraviglioso Milan. Allora ragazzi, ieri è arrivata, piccolo excursus su ciò che è accaduto ieri, è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Mister Pioli. Forse mai come ieri c'è stato un atto di meritocrazia, si è dato il giusto premio a chi ha meritato in questi anni, in questo periodo, a chi ha dimostrato tanto. Siamo tutti contenti per il rinnovo di Mister Pioli, che al di là della semplice e mera figura da allenatore, però insomma sappiamo essere molto di più, sappiamo essere una sorta di padre per i ragazzi, un ottimo motivatore e una gran bella persona, motivo per cui siamo tutti contenti del rinnovo del Mister. Altra notizia invece rimbalzata ieri sera è quella che riguarda un incontro tenutosi a Madrid, un incontro tenutosi tra i procuratori di Teo e la dirigenza. Per quanto riguarda il rinnovo, c'è stata una bozza. Un rinnovo fino al 2026 a 4 milioni e si attende la risposta, però insomma ci sono buone sensazioni. Allora ragazzi, Milan-Sassuolo non è facile. Sassuolo è una squadra rognosa che ha dato parecchio fastidio anche a grandi squadre. Basta vedere che è andata a vincere a Torino con la Juve 2-1, basta vedere che in casa con l'Inter era andato in vantaggio e ha perso solo per un rigore. Insomma, una squadra che poi nel passaggio da De Zerbi è vero che c'è stato un piccolo cambio generazionale, nel senso è cambiato l'allenatore, si è passati da De Zerbi a Dionisi, hanno perso Caputo. Stavano per perdere pure Berardi, però insomma, è una squadra molto per quanto esperta in fase difensiva, però tanto giovane dal centrocampo in avanti, con Berardi stella polare della squadra. È una squadra che può dar fastidio perché conosce cosa significa giocare a pallone, giocare bene. È rimasto un po' della squadra di De Zerbi e Dionisi sta tentando di ripercorrere quella strada ed è una squadra della quale bisogna stare attenti e che Milan sull'onda positiva della vittoria in Champions deve cercare di battere a San Siro anche perché sono due partite in campionato che non si vince. La vittoria con la Fiorentina e il pareggio con l'Inter, partita che dovrebbe vedere il rientro in campo di due pilastri della difesa, Maignan e Tomori. Sabato Tomori era mancato tanto, mercoledì un po' meno. Perché Kier e Romagnoli hanno fatto una grossissima partita e Maignan che
Insomma, tra alti e bassi di Tatarusano, al di là di tutto ciò, comunque è mancato. Anche per le alternative che dà in fase offensiva con il suo piede e con i suoi lanci. Allora, la formazione del Milan dovrebbe essere, dal punto di vista tattico, sembra la stessa 4-2-3-1. Potrebbero cambiare alcuni interpreti, come per esempio, giusto appunto, il rientro di Maignan in porta. Ci riserviamo ancora un dubbio perché potrebbe rientrare anche col Genoa, però si paventa questa possibilità e mettiamo comunque un ballottaggio Maignan-Tatarusano. Sulla destra potrebbe avere un'opportunità Florenzi da terzino a posto di Kalulu, dopo essere entrato comunque discretamente bene contro l'Atletico. Al centro Tomori dovrebbe rientrare, quindi dovrebbe riposare Kier con Tomori e Romagnoli, a meno che Tomori, insomma, non si rischi, rientri col Genoa mercoledì e giochino ancora Kier e Romagnoli. A sinistra Teo. Al centro, dopo aver giocato due partite consecutive, Tonali potrebbe riposare per far tornare in campo Bennacer, che sì, non si tocca. Sulla tre quarti dovrebbe rientrare Leao. Dovrebbe rientrare Leao a sinistra, Diaz al centro. Potrebbe avere l'opportunità da titolare, l'opportunità della vita Messias sulla destra, e a posto di Selemaker, anche perché insomma, se lo merita ampiamente. Dopo mercoledì potrebbe avere un'opportunità da titolare, ma siamo comunque sicuri che il suo minutaggio pian piano aumenterà fino ad avere l'opportunità da titolare. Se non è questa, potrebbe essere la prossima con il Genoa mercoledì. In avanti, con l'infortunio di Giroud, non restano tante alternative, anche perché Allegri finora è un desaparecido, non ha mostrato poco, ha giocato anche pochino, però quelle volte che ha giocato non bene, motivo per cui dovrebbe esserci avanti ancora Ibra. È chiaro che, come dicevo prima, è considerato che, perdonatemi, manca anche Rebic, Pellegrini a questo punto si deve svegliare. Si deve svegliare perché Ibra non le può giocare tutte. E abbiamo il grande rischio di affrontare questo fine 2021 senza uomini. Se poco poco Ibra accusa pure un raffreddore, non abbiamo più nessuno. Deve giocare per forza Pellegrini titolare, oppure spostare Leao prima punta e giocare con Krunic e Messias. Però poi non avremmo più ricambi. Insomma, raga, andiamoci coi piedi di piombo e speriamo che Pellegrini possa darci una mano. Allora, dicevo, per chiudere, è una partita importante, bisogna tornare a vincere, anche perché, ok, il Napoli avrà l'impegno con la Lazio, ma noi avremo l'impegno con l'Inter avrà l'impegno con il Venezia fuori casa. Non è facilissimo, il Venezia è una buona squadra, però è fuori discussione che l'Inter sia ampiamente più forte. E con l'Inter che è tornata a meno 4, io ho più paura di loro che del Napoli. Quindi noi continuiamo a fare il nostro, continuiamo il cammino buono fatto finora e speriamo che un po' la dea bendata ci venga incontro con questa cosa degli infortuni, anche se ormai Rebic, Calabria, Giroud, tutti appuntamento all'anno nuovo. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo che l'appuntamento di Milan Sassuolo è per domani alle 3, alle ore 15 a San Siro. Io vi ringrazio, vi ricordo nuovamente e gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside.
e vi ricordo il sito internet www.acmilaninsight.com. Ciao ragazzi, grazie per l'attenzione e alla prossima, sempre Forza Milan.